Vi siete mai chiesti quali reali differenze ci sono fra la benzina a 95 ottani e la 100? Sapete perché la benzina normale si chiama senza piombo? Ma soprattutto, qual è il miglior distributore dove fare benzina? Oggi ve lo spiega Jeffy Gas. Porca madonna! Ciao ragazzi, Jordi Gas. Dunque, prima di parlarvi di quali reali differenze ci sono fra una benzina a 95 ottani e una 100, c'è da fare un breve excursus temporale su cosa avviene in realtà dentro un cilindro. Come noi tutti sappiamo, un motore a 4 tempi esegue il suo lavoro in 4 tempi, appunto, aspirazione, compressione, scoppio e scarico. Anche il motore a 4 tempi, come tutti i motori endotermici, seguono una legge termodinamica. E che cosa dicono? Quando il pistone sale, il volume diminuisce all'interno della camera di scoppio, questo fa sì che aumenti la pressione e di conseguenza aumenti la temperatura. La candela scocca la scintilla e fa esplodere la benzina. Esplodendo la benzina, il pistone viene riscaldato verso il basso e questo fa muovere tutto il gioco dell'albero e delle camme, eccetera, che farà muovere le ruote. Dopodiché l'ultima fase è quella dello scarico, dove appunto alzandosi la valvola di scarico tutti i fumi e il materiale residuo dell'esplosione verranno buttati all'esterno. Questo aumento di pressione all'interno della camera del cilindro può provocare un fenomeno che è chiamato detonazione. La detonazione cos'è? Quando le alte temperature e l'alta pressione genera un'esplosione non volontaria, non voluta della benzina. Cioè la benzina si dice si autoaccende prima che la candela dia la scintilla. Questo provoca una serie di problemi chiamato battito in testa. Questo fa sì che ci sia una specie di aritmia, uno scoppio irregolare all'interno del cilindro, che nei casi più gravi può provocare anche alla foratura proprio del pistone, oltre appunto allo sbrindellamento completo di tutto il sistema pistone cilindro PL. Questo fenomeno è detto detonazione. Una benzina quindi sarà tanto migliore quanto maggiore sarà il suo potere antidetonante. Un alto potere antidetonante porta ad avere rapporti di compressione più elevata, anticipi di accensione più cattivi. Vuol dire che la pressione all'interno della camera di scoppio può essere tanto maggiore prima che esploda la candela, e questo lo porta ad arrivare quasi a punto morto superiore, quindi il momento perfetto per far scoccare la scintilla della candela, e una maggiore stabilità e controllo della benzina all'interno della camera di scoppio. Altri due benefici della benzina a 100 ottani sono questi: il potere demulsionante, ci sono degli additivi all'interno della benzina che hanno la capacità di dividere la benzina vera e propria dall'acqua, cosa che non è presente nella 95 ottani. Altro valore aggiunto è il potere cosiddetto antischiuma, motivo per il quale quando voi fate benzina non schiuma, ma soprattutto se voi avete il serbatoio abbastanza pieno e estate lo sciacattate un po', quella non darà di fuori perché farà appunto bolle, non farà appunto schiuma con la 95 ottani. Non solo, le benzine 100 ottani, soprattutto quelle della Kuwait, dopo vi spiegherò perché, integrano additivi con formule detergenti mirati a proteggere la formazione di detriti all'interno del nostro motore. Dopo questa breve spiegazione capite anche voi perché una benzina a 100 ottani è meglio di una benzina a 95 ottani. Le benzine 100 ovviamente generano accelerazioni migliori e quindi anche prestazioni migliori che si traducono in consumi ridotti. Persone sono scettiche al riguardo, ma perché? Perché vengono fatti test con motori sbagliati. Ovviamente i motori di ultima generazione o comunque i motori da competizione, come possono essere le nostre moto sportive o quel che sia, mirato per lavorare a un alto numero di giri con benzine buone, con prestazioni ottimali, risentirà dell'uso di benzine non ottimali. Mentre se mettete una benzina 100 nel vostro Fiat Punto del 2020, sicuramente non noterete grosse differenze fra una 95 e una 100, proprio perché il motore non è stato sviluppato e formato e creato apposta per esprimere il massimo dei cavalli, perché non è quella la sua funzione principale. Adesso vi dirò una cosa che quando l'ho scoperto mi sono rimasto veramente male. Le macchine moderne hanno appunto le centraline che leggono la benzina all'interno e dunque erogano una capacità di potenza, quindi di cavalli, in base alla benzina che leggono. I valori espressi sul libretto delle vostre macchine, soprattutto quelle un po' più sportive, diciamo così, è dato da una prova fatta su banco con benzina 100 ottani. Quindi se voi volete i cavalli effettivi messi sul libretto, dovete mettere per forza la benzina 100 ottani. Se voi andate a mettere 95, succede che la centralina del motore legge una benzina peggiore, quindi con un potere antidetonante minore. Questo fa sì che lei non vi dia tutti i cavalli, ma ve ne dia una quantità ridotta. C'è uno studio, sono state delle prove appunto con i due piani di benzina diversi, 100 e 95, sulla stessa macchina, che ha portato a evidenziare una differenza di 20 cavalli tra l'una e l'altra, e che non sono pochi. Ma perché quando si parla di benzina si parla di ottano? Cioè, cosa sono gli ottani?
Il numero di ottano è una miscela che ci dà delle informazioni sul potere antidetonante di un qualcosa, di un liquido, di una miscela, in questo caso appunto della benzina. La benzina non è una molecola unica come l'acqua, che è formata da H2O. La benzina invece è un insieme di idrocarburi diversi derivati dal petrolio. È stato scoperto e studiato che il miglior idrocarburo, quindi quello col maggior potere antidetonante, è l'isoottano, che ha un valore antidetonante 100. Mentre il peggiore, quindi quello che ha il potere antidetonante minore, è l'eptano, che gli è stato dato un potere antidetonante 0. Una miscela di benzina a 95 ottano vuol dire che ha il 95% di quella miscela fatto da isoottano e il restante 5% di eptano. Questo la rende per il 5% più instabile rispetto alla 100 ottani, che la 100 ottani ha 100% di isoottano all'interno. Ecco qual è il motivo per cui la benzina a 100 ottani è più stabile. Eccoci giunti alla seconda domanda. Perché la benzina normale si chiama senza piombo? Da quando è stato inventato il motore, le varie compagnie hanno sempre cercato dei modi per rendere sempre più prestanti i loro motori, con benzine sempre più potenti. Negli anni 80 fu scoperto che appunto miscelando una benzina normale con un tipo specifico di piombo, il piombo tetraetile, questa diventava ancora più stabile e dava i risultati dell'odierna 100 ottani. Successivamente però con degli studi si sono resi conto che il piombo era nocivo sia per l'ambiente che per le persone e quindi aveva alti tassi di inquinamento. Questo ha portato appunto le compagnie a dover togliere per forza il piombo dalle benzine, ma è rimasta appunto la sigla senza piombo, appunto, che stava a indicare il discorso che in quella benzina che mettevamo non c'era appunto più il piombo. Questo però ci fa capire una cosa. Le macchine sportive ideate in quel periodo sono motori studiati con benzina ad alte prestazioni. Questo cosa vuol dire? Che in quelle macchine, quindi nelle macchine d'epoca, sarebbe meglio metterci la benzina a 100 ottani. Ecco perché chi dice, nella macchina vecchia non ci va messo a 100 ottani perché la fa esplodere. Sbagliato, perché in realtà è un motore pompato, studiato con benzine pompate additivate col piombo, che però ha lo stesso effetto della 100 ottani di oggi. Ma arriviamo probabilmente alla domanda che vi interessa di più, al motivo per cui forse avete aperto questo video. In quale distributore è meglio fare benzina? Voi solitamente fate benzina qui? 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 Oppure qui? Perché non qua? Qui forse? Beh, come immaginerete, non tutti i distributori sono uguali. E in ognuno c'è delle piccole differenze. E voi dove la fate benzina? Fate qualche chilometro per andare da quello più conveniente, che vi fa risparmiare qualche centesimo? Oppure andate da quello di fiducia? Fatemelo sapere nei commenti e vediamo a fine video se la vostra scelta corrisponde con la scelta migliore. Prima di tutto c'è da fare una premessa. Non parlo a caso, ho avuto la fortuna, o la sfortuna forse, di lavorare per diverse compagnie, in diversi distributori. Sono stato dipendente della Kuwait ultimamente, sono stato dipendente della Esso e della Beifing e ho avuto la fortuna di informarmi e di parlare con i vari gestori per capire le differenze che succedeva all'interno delle pompe di benzina, proprio perché mi interessava in prima persona. Ci sono distributori in Italia, Dom Carburanti, NGK, Aquila, Beifing, eccetera eccetera eccetera, non voglio stare qui a fare una lista di nomi, che possono permettersi benzine a prezzo più economico perché le acquistano a prezzo più concorrenziale. Questo perché? Perché non sono loro i produttori di quelle benzine, ma comprano gli avanzi, passatemi il termine, avanzi, delle benzine da altre compagnie che detengono i pozzi. Mentre compagnia come la Kuwait, appunto, ha i veri e propri pozzi di petrolio in Kuwait. Quindi loro proprio estraggono la benzina, se la raffinano, se la producono e poi quella che gli rimane in surplus la rivendono ad altre compagnie. Può essere appunto l'Aquila, NGK. Quindi voi mi direte, mi consigli Jordi di andare a fare benzina al Kuwait? La mia risposta è sì. E voi mi direte, ma quella costa di più. E adesso vi spiego perché. Kuwait è una delle poche, se non l'unica compagnia, che ha una serie di controlli capillari sui propri carburanti. Ve li spiego meglio. Ha una settimanale ispezione e controllo della presenza di acqua o di residui di formazione all'interno dei propri pozzi dove vengono contenuti appunto la benzina dei distributori. Ha un settimanale controllo della qualità del carburante tramite dei prodotti che sono stati ideati e costruiti apposta da Kuwait che non si trovano sul commercio. E è una delle poche, se non l'unica compagnia, che ha tre filtri all'interno delle proprie cisterne. Cioè, praticamente ha un filtro in ingresso la benzina, ha un filtro all'interno e ha un filtro in uscita una volta che arriva alla pompa. Quindi la benzina viene filtrata tre volte. Capite bene che più controlli, più spese, ovviamente la benzina ha un prezzo leggermente superiore. E pensate che le altre compagnie lo facciano? Fate vobis. De gustibus. La domanda finale da porsi, come direbbe Amleto, è: preferisco risparmiare sulla benzina oggi o preferisco avere un motore performante e sano domani? L'inquadratura è cambiata perché la povera D5 è esplosa, non ce la faceva più, era ore che parlavo, si è annoiata pure lei.
faccio questa chiusura con la GoPro. Se il video vi è piaciuto, fatemelo sapere nei commenti. Se avete qualcosa da ridire e abbiate voglia di litigare, fatemelo sapere nei commenti, ne sarò ben contento la mattina di svegliarmi e di rispondervi. Se il video vi è piaciuto e avete trovato utile, il mio consiglio, se non l'avete capito, è mettere la 180 della Kuwait e basta. La Kuwait, non so se lo sapete, ma ha acquistato la Shell. La Shell era l'unica vera detentrice della benzina V-Power, la famosa V-Power, che mettevano appunto anche nelle Formula 1 dell'epoca per fare le competizioni. Quindi la vera 180 è della Kuwait, perché era della Shell. Questo è un mio pensiero, una cosa che ho imparato nel tempo e volevo comunicarvela, come tutto ciò che imparo, cerco di trasmettere su questo canale. Se non sei ancora iscritto al canale, iscriviti, siamo arrivati a 1500 iscritti, quindi grazie ragazzi, grazie a voi. Io sono Jordi Gas e ci vediamo al distributore.